Ebbene, iniziamo questa mitica intervista a Francesca Bambilla. Ciao Francesca, iniziamo subito con le domande. Raccontaci un po' di te. Beh, ho iniziato a fare la modella quando avevo 12 anni, scusa, che mi avevano accompagnata i miei genitori alla mia prima agenzia che si chiamava New Faces. Cioè, avevo 12 anni e poi a lavorare seriamente ho iniziato a 15 anni con la mia prima copertina della rivista ufficiale dell'Atalanta, che poi mi ha dato il modo di arrivare a tutti i programmi televisivi che ho fatto, dove si parlava proprio del calcio. Bene, passiamo subito all'altra domanda. Com'è stata l'esperienza con Avanti un altro? Penso una delle più belle della mia vita, perché è sempre un onore lavorare con Paolo Bonolis, che è una persona veramente meravigliosa, oltre che molto colta, quindi è una sorta di un insegnamento per me, perché comunque non è da tutti i giorni poter lavorare con una persona del genere, quindi veramente una delle mie esperienze più belle. Bene, quali sono le tue passioni? Le mie passioni sono andare a fare motocross. La MotoGP, e mi piace anche molto andare a cavallo e soprattutto gli animali. Infatti io aiuto diversi canili e cerco di fare degli eventi di beneficenza proprio per poterli aiutare, perché il mio sogno sarebbe quello di aprire un canile a nome mio. Com'è il rapporto che hai con i tuoi fan? Con i miei fan ho un bellissimo rapporto, infatti tutti i miei social li gestisco io in prima persona proprio per poter essere sempre più vicino a loro e spesso rispondo anche alle loro domande, anche se purtroppo sono troppe, però ho un bellissimo rapporto e sono sempre molto gentile con loro, perché voglio che abbiano sempre un bel pensiero di me. Com'è stata l'esperienza avuta con il mitico alieno di Avanti un altro? Con il mitico alieno di Avanti un altro, penso di non aver mai conosciuto in tutta la mia vita una persona più umile e gentile e disponibile come Leonardo Tricarico. Passavo tutti i giorni con lui e tutte le sere al ristorante, perché noi eravamo nello stesso hotel, e quindi passavo tutte le mie giornate da settembre a novembre con Leonardo, e tuttora quasi tutti i giorni lo sento perché è una persona che mi fa stare bene, a parte il fatto che lui ha 64 anni, quindi è un nonno per me, e ho veramente un bellissimo rapporto che spero che non si rovini mai, perché ci tengo veramente molto a lui. Nella vita reale fa ancora più ridere di come lo vedete in televisione. Bene, adesso ti chiedo di dare un consiglio a tutti gli ascoltatori per mantenere la linea come te. Il segreto per mantenere la linea è quello di mangiare sano, anche se io devo ammettere che non mangio molto bene, anzi non riesco mai a dir di no, quindi magari un po' di palestra, io faccio nuoto più che altro, però il tutto dipende anche dal fatto per la pelle, struccarsi sempre la sera, che quello è una cosa fondamentale per avere una bella pelle. Quali sono i tuoi progetti futuri? I miei progetti futuri sono per quest'anno, sicuramente farò ancora il MotoGP, infatti sono già andata alla prima tappa a Doha in Qatar e farò di nuovo tutte le europee, poi sicuramente a settembre rinizierò con Avanti un altro, però non so che ruolo avrò. Come sei entrata a far parte della grande famiglia di Avanti un altro? Ad Avanti un altro sono entrata semplicemente facendo un casting un giorno che ero a Roma, sono andata per caso a fare il casting, e poi il giorno che ero arrivata in vacanza con le mie amiche a Ibiza, appena sono atterrata dall'aereo, loro mi hanno chiamato e mi hanno convocata dal giovedì al lunedì per un appuntamento che io sinceramente non ero neanche sicura che mi prendessero. Infatti non ero molto decisa di andarci, perché comunque dovevo tagliare la vacanza con le mie amiche. Però avevo questa sensazione qua positiva, sono andata, infatti poi mi hanno presa. Bene, qual è la tua squadra del cuore? La mia squadra del cuore è l'Atalanta, infatti io sono la dell'Atalanta ormai da diversi anni che la rappresento, quindi sempre l'Atalanta, però di famiglia io sono milanista. Qual è la cosa che ami sin da bambina? Una cosa che amo sin da bambina sono gli animali. Io ho questa vera passione con tutto il mio cuore per i cani, per gli animali. Io veramente amo gli animali e le moto, quindi queste sono le mie più grandi passioni, oltre a che al viaggiare, cioè infatti sono sempre in giro. Bene, questa era la nostra ultima domanda. Ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. E allora che dire? Alla prossima. Ciao Francesca.
Grazie mille a voi che mi avete concesso questo spazio, grazie a Mario che mi ha permesso questa intervista e a tutti gli ascoltatori un bacione dalla vostra Francesca.